In questa presentazione vi spiego le libertà. Voi sapete che in Italia ci sono 50 milioni di elettori. Non è un problema semplice far emergere la volontà di 50 milioni di persone, perché occorrono dei tempi minimi e degli strumenti efficaci e funzionali. Non bastano insomma delle consultazioni qualsiasi. Ebbene, le libertarie sono consultazioni che fanno emergere veramente la volontà popolare. Danno agli elettori tutto il potere decisionale. Sono di per sé sufficienti a definire un partito o movimento politico. Le libertarie sono uno strumento in grado di rivoluzionare completamente la politica italiana. Di cosa sono fatte? Sono fatte di un insieme di primarie e convention. Ma le primarie di cui parleremo sono così diverse da quelle del PD, a cui siete abituati, che dobbiamo chiarire subito questa differenza. E lo faremo con una metafora calcistica. Voi sapete che nel calcio ci sono delle competizioni un po' strane che si chiamano supercoppe, nelle quali le vincitrici di due altre competizioni vengono fatte scontrare in una partita secca e chi vince quella partita si prende una coppa. È chiaro che l'interesse raccolto da queste competizioni è molto minore rispetto all'interesse raccolto dalle competizioni vere, come la Champions League, la Serie A, i mondiali di calcio, il Giro d'Italia, il Tour de France, la Formula 1 e la MotoGP. Che cosa hanno queste in comune tra di loro? Esse sono diluite nel tempo e geograficamente. Gran premio dopo gran premio, tappa dopo tappa, gironi di qualificazione, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale. Hanno una storia, un'evoluzione, fanno partecipare tutti e fanno emergere il vincitore. Ebbene, le primarie del PD sono come le supercoppe, mentre le libertarie sono la Champions League della politica. Tecnicamente si tratta di primarie sequenziali con convention alla fine. La convention la vediamo dopo. Sequenziali vuol dire che invece di votare in Italia dappertutto nello stesso giorno, si vota secondo una sequenza di tappe, regione dopo regione a una settimana di distanza una dall'altra. La differenza è cruciale. Immaginate che voi, che siete un outsider, sconosciuto e senza finanziatori, vi volete candidare premier e correte per le primarie del PD. Siccome si vota in tutta Italia nello stesso giorno, dovete pianificare una campagna elettorale di livello nazionale per quell'unico giorno in cui o la va o la spacca. Praticamente si tratta come chiedere di raggiungere la cima di una montagna dal fondo con un unico salto acrobatico. È impossibile per tutti quanti. Quelli che sono in fondo rimarranno in fondo. Così. La competizione si riduce in pratica a quel paio di persone che si trovano già in cima per i fatti loro, cioè sono sulla cresta dell'onda dei sondaggi o hanno grandi finanziatori, proprio come nelle supercoppe. E se poi aggiustate un po' le regole, potete anche decidere chi vince. In pratica, i primi resteranno primi e gli ultimi resteranno sempre ultimi. Ma adesso supponete che invece di chiedere questo salto impossibile acrobatico dal fondo alla cima della montagna, noi facciamo la cosa più naturale e semplice di questo mondo. Costruiamo una stradina che ci sale lentamente girandoci attorno. A questo punto ce la potranno fare tutti. I primi rischiano in ogni momento di finire ultimi e gli ultimi hanno la possibilità di diventare primi in tempi rapidi. Provate a immaginarvelo, siete un outsider, vi volete candidare premier, ma stavolta invece di correre alle primarie del PD correte alle libertarie. Si vota prima in Molise, poi in Abruzzo, poi nelle Marche, poi in Puglia, avanti di questo passo. Non andate in rovina se fate qualche viaggio in Molise, qualche comizio, vedete come va, e se non va tornate a casa. Ma se va andate avanti, non vincerete certamente le primarie del Molise, ma per restare in gara, vi basta piazzarvi bene, diciamo all'ottavo posto, sopra il rumore di fondo dei candidati della domenica che saranno spazzati via subito dopo la prima tappa. Perché? Perché poi c'è un'altra settimana tra il Molise e l'Abruzzo. E in quella settimana avrete un po' di attenzione in più perché la competizione si è ridotta. Altri comizi, altre interviste. Se avrete le capacità, trasformerete quelle occasioni in consenso e magari nell'Abruzzo, certo non vincerete neanche le primarie dell'Abruzzo, ma forse guadagnerete qualche posizione e magari vi piazzerete al quinto posto dietro i favoriti primo, secondo, terzo e quarto.
Poi c'è un'altra settimana, tra l'Abruzzo e le Marche. L'attenzione verso di voi aumenterà perché siete la rivelazione, la possibile rivelazione. Molti saranno curiosi, vi intervisteranno magari solo per quello. I favoriti sono sempre davanti a voi, non si preoccupano e non sospettano quello che sta per succedere, ma se voi le capacità le avete, il consenso lo aumentate. E immaginate cosa succederà. Se la volta successiva, certo non vincerete le primarie delle Marche, ma immaginate cosa succederà se vi piazzerete secondi. A quel punto si diffonderà il panico. Chi è questo? Da dove viene? Ma soprattutto, come possiamo liberarcene? Nella settimana successiva, tra le Marche e la Puglia, non avrete bisogno di cercare attenzione. Sarà un fuoco di fila contro di voi. E anche i giornalisti vi intervisteranno, ma stavolta per scrutare il vostro passato, il vostro presente, le vostre intenzioni future, per cercare di distruggervi e di farvi sbagliare. Ma se voi le capacità le avete, perché se non le avete vi sareste fermati molto prima, se voi le capacità le avete, la settimana dopo sarà la volta buona, vincerete le primarie della Puglia e dopo non vi fermerà più nessuno. Vi ho descritto un meccanismo molto semplice fatto di 4 tappe: Molise, Abruzzo, Marche e Puglia. In qualche caso potrebbero essere 3, in qualche caso 5, 6, 8. Una manciata di tappe basta per colmare il divario, lo svantaggio che separa chi è sconosciuto da chi è sulla cresta dell'onda dei sondaggi, chi non ha un euro da chi ha grandi finanziatori. Ma negare quelle tappe come fa il PD equivale a tagliare fuori tutti quanti tranne un paio di privilegiati, impedire agli elettori di vagliare i candidati in modo adeguato perché non hanno il tempo per farlo, ridurre il ruolo dell'elettore a scegliere per chi tifare, Renzi o Bersani, e così gli si fa credere che sia lui a decidere quando invece non lo è. Per riassumere, le primarie del PD sono statiche, obsolete e manipolabili, non sono pensate per far emergere la volontà popolare, ma per dare un'investitura popolare a una decisione già presa da un apparato. Le libertarie sono invece ispirate al sistema adottato da 40 anni e soltanto da 40 anni, negli Stati Uniti e soltanto negli Stati Uniti, per le elezioni presidenziali e soltanto per le elezioni presidenziali. Le libertarie sono il sistema più evoluto e avanzato al mondo, il più dinamico, potente e versatile per far emergere la volontà popolare. Anche le primarie del PD sono primarie americane, ma quello è il modello antico introdotto nel 1864, il primo di tutti e che da allora non si è mai evoluto. Ancora oggi viene impiegato nelle elezioni locali. Le libertarie sono invece primarie americane stile 2016 e evolvono da sole, e queste sono lo stato dell'arte. Proviamo a immaginarcelo il Giro d'Italia, una sequenza di tappe, 20, una per regione, oppure accorpando regioni piccole, magari 16, o comunque un numero simile a questo. Sulle regioni vedete dei numeri che sono i numeri di delegati di ciascuna regione. I delegati vanno alla convention e vedremo fra un attimo che cosa fanno. Come si finanziano i candidati? Si finanziano da soli con le micro donazioni. Siccome i candidati sono costretti dalla sequenza di tappe a percorrere tutta la penisola in lungo e in largo per mesi e mesi, a tornare tante volte nello stesso luogo, a fare comizi, a parlare con gli elettori, ascoltare le loro domande, ascoltare i loro problemi, rispondere agli elettori, farsi stringere la mano, è chiaro che l'elettore diventa molto ma molto più generoso quando sa a chi dà i suoi soldi perché l'ha visto in faccia. Quando sa come quella persona spenderà i suoi soldi. E quando sa che se quella persona non li spenderà bene, chiuderà il rubinetto. Con tante piccole donazioni, 5, 10, 50 euro ciascuna, un candidato alle libertarie nazionali può arrivare a raccogliere fino a 100 milioni di euro, senza fondi pubblici. Vediamo adesso la convention, rispolverando la nostra metafora calcistica. Noi sappiamo che il calcio appassiona tantissime persone. Tuttavia ha anche un grandissimo problema. Il problema degli arbitri. Le libertarie sono una competizione molto articolata ed è importantissimo sapere come vengono fatte le regole e come vengono fatte rispettare, perché chi fa le regole e chi le fa rispettare può influire pesantemente sulla competizione, vanificare tutto quanto quello che abbiamo detto finora. E allora, se è la volontà popolare che deve emergere,
Se sono gli elettori che devono scegliere i propri candidati, è chiaro che devono essere gli elettori anche a fare le regole e a farle rispettare. Questo è il problema risolto dalla convention. La convention è la chiusura del cerchio, la spina dorsale delle libertarie. Vediamo. Le primarie regionali scelgono dei delegati regionali alla convention nazionale. I delegati non sono politici né rappresentanti di partito, ma semplici elettori, la bibliotecaria, la parrucchiera, il guidatore dell'autobus, il cameriere, la cassiera del supermercato, la maestra d'asilo. Questi sono i delegati. Dichiarano in anticipo quale candidato premier voteranno alla convention e sono eletti in base a quello anche. La delegazione di ciascuna regione deve essere formata rispettando la volontà popolare. Sembra aria fritta, ma vedremo che inserita in uno schema, in un meccanismo come quello della convention, in realtà questa regoletta semplice è dirompente. Vediamo quindi cos'è questa misteriosa convention. Essa è l'autorità massima delle libertarie, il governo popolare del processo di selezione. Dura 4 giorni. Nel primo giorno sono risolte le controversie, viene controllata l'applicazione delle regole e vengono sanzionati coloro che le hanno violate. Nella trasparenza prossima vedremo in concreto cosa vuol dire. Secondo giorno viene scritto il programma elettorale degli elettori, che sarà utilissimo per il candidato vincitore perché gli dà una fotografia di quello che vogliono gli elettori con le loro priorità. Il terzo giorno viene nominato il candidato vincitore. Di solito si sa già perché ciascun delegato ha dichiarato in anticipo per chi avrebbe votato. Il quarto giorno ci si occupa proprio delle modifiche delle regole, perché i delegati arrivati fino a quel punto le hanno viste applicare sulla loro pelle. Sanno quali funzionano e quali andrebbero modificate e come. E così viene azzerato tutto e sono approvate le nuove regole per la convention e le libertarie successive. Le decisioni della convention sono insindacabili. Non esiste nessuna autorità sopra la convention. Una delegazione può sedere alla convention solo se è riconosciuta da tutte le altre. E allora capite bene che è difficile fare i furbi. Supponete che ci sia una delegazione in odore di mafia, brogli, infiltrazioni, corruzione, voto di scambio, sabotaggio, influenze di qualunque genere, o semplicemente sia stata formata senza rispettare la volontà popolare. Quella delegazione sarà contestata alla convention, respinta o privata del diritto di voto in misura pari al 90% o 50%. Sarà giudicata dalla convention formata da tutti gli altri tranne lei e sanzionata in base a quello che sarà ritenuto opportuno. È chiaro che in questo meccanismo fare i furbi è difficilissimo, praticamente è impossibile. Ma è chiaro anche che questo schema, le libertarie, primarie, sequenziali e convention, esaurisce tutto ciò che un partito è, un partito o un movimento politico. Non c'è bisogno d'altro, qualunque altra cosa sarebbe un di più e sarebbe perniciosa. Lo schema si può ripetere a qualunque livello, per i governatori di regione, sequenzializzando per province, come per i sindaci, sequenzializzando per circoscrizioni, per i deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali. È uno schema universale. Senza apparati, organi dirigenti, capi, segretari, coordinatori, probiviri, gerarchie, catene di comando e senza iscritti. Un movimento o partito politico senza iscritti e senza apparati. Si tratta quindi di un partito o movimento politico di elettori, governato dagli elettori e solamente dagli elettori. Vi ringrazio.